Ciao, benvenuti in Interpraxis, oggi è mercoledì e quindi parliamo di tecnica. Negli ultimi appuntamenti abbiamo cercato di sviluppare il discorso sul tocco e anche oggi faremo esattamente questo. Oggi è il momento della madre di tutte le tecniche, quello che veramente fa la differenza tra la chitarra e tutti gli altri strumenti. I tastieristi ci provano con la rotellina, ma però del bending, ovviamente, ok? Per prima cosa distinguiamo il bending dal release, cioè oggi ci occupiamo soltanto della fase ascendente del bending, poi la prossima volta invece parliamo del release. E vediamo di capire alcuni dettagli sul bending dal punto di vista tecnico, dal punto di vista musicale, dal punto di vista espressivo, ok? Dal punto di vista tecnico, la cosa importante è non far fare tutto lo sforzo alle dita. Cioè, se io faccio così, mi faccio un sacco di fatica. Uno è una porcheria, cioè non riesco a controllare l'intonazione, non riesco a controllare la discesa, presumibilmente tocco anche le corde vicine, è proprio un macello, ok? Quindi è un po' il movimento base, immagino, mettiamo avanti così, e immagina di aprire con la mano sinistra una maniglia un po' arrugginita, un po' dura, perché tieni l'avambraccio magari un po' in tensione e usi la forza di tutto l'avambraccio, ok? Quindi la forza è qua, è tutto l'avambraccio che ruota, il pollice fa perno sopra, cioè quindi è il momento in cui quando io alzo qua viene ad alzare anche il pollice, ok? È intuitivo, viene così. E invece è il momento in cui il pollice chiude. Perché? Perché posso sfruttare tutti i grandi vantaggi del pollice opponibile, che qualche aiuto da un punto di vista evoluzionistico ce l'ha dato, insomma, per non tornare sotto il livello dei gibboni, probabilmente ha senso usarlo quel pollice. E quindi quando io stringo posso usare liberamente la forza dell'avambraccio che ruota e usare le dita soltanto per calibrare poi l'intonazione fine, metterci l'ultimo punto di forza. Le dita premono la corda contro il legno della tastiera e poi tirano su, aiutano a mettere a punto l'intonazione. Se lo faccio con l'indice, ok, non c'è, ma se lo faccio con un qualunque altro dito, le dita dietro aiutano, stanno giù e mi aiutano a spingere, come se fosse un unico super dito. Ok? Molto importante, al limite l'indice può stare un pochino più teso per bloccare la risonanza delle corde vicine, ma almeno quello immediatamente dietro ha senso che aiuti il dito, in modo che diminuisco ancora il lavoro di forza sulle dita e posso usarle per il lavoro di micro precisione, ok? Come il fine tuning sulle chitarre con Fred Rhodes, per capirci. Ora veniamo a alcuni punti più specifici, no? Dal punto di vista musicale invece, cioè abbiamo detto il bending è una delle cose più incredibilmente belle che può fare un chitarrista, quella che ti distingue proprio un chitarrista da un altro. Tu senti una nota in bending e hai già capito di chi stai parlando, no? Cioè chi è che ti sta parlando. Però non c'è niente di peggio di un bending stonato, ok? Cioè io ho un pitch a cui voglio arrivare, cioè un'intonazione a cui voglio arrivare e devo arrivarci, e devo arrivare qua, ok? Perché se io sono qui e voglio arrivare qui, arrivare calante è orribile, crescente ancora peggio, è mostruosamente brutto. Quindi ho bisogno di, intanto per cominciare, calibrare la mia destinazione. Nel farlo ho anche bisogno di controllare che non ci siano rumorini di tutte le... Per questo sto usando un suono overdrive, perché così creo più rumori e sono costretto a bloccarli, a silenziarli. E quando arriva l'intonazione devo essere in grado di mantenerla. Poi chiudo e devo tornare giù in silenzio. Perché? Cosa succede? Che a meno che io non voglia fare il release e lo affrontiamo la volta prossima, ritorna a un'intonazione specifica. Se io faccio il bending e poi si sente quel po' di bavetta di discesa, sembra mio gatto quando mi chiede da mangiare, cioè no, vieni sciopi, vuoi quello per te? No, non si può, non si può, non si può. Ok, quindi
non si deve sentire neanche una bavetta di ritorno. Detto questo, proviamo a vedere almeno delle curve con cui arrivare all'intonazione. Le curve base sono due, cioè quella, una curva veloce, progressiva e veloce, così, e una curva progressiva lenta. E vanno bene tutte e due, dipende da che cosa vuoi comunicare, no? Il bending è una di quelle cose in cui la tecnica ritorna al suo significato vero, cioè non uno sfoggio di bravura, ma il fatto che una piccola variante nel modo in cui tu stai suonando comunica grandi differenze da un punto di vista emotivo in chi mi ascolta, ok? Non è una questione accademica, non ce ne frega niente dell'accademia o della tecnica in quanto tale, ci frega perché la tecnica è un mezzo per comunicare delle emozioni, delle sensazioni, dei pensieri, e se io faccio il bending in una maniera diversa ti arrivano delle sensazioni diverse, ok? E voglio essere io a controllare che cosa ti arriva, perché sono io quello che ha qualcosa da dire, ok? Quindi, per esempio, nei blues strappa lacrime o strappa mutande, a seconda di quello che ti interessa, succede per esempio una cosa molto spesso: il bending sale molto rapidamente, quasi fino all'intonazione, e poi l'ultimo pezzo di intonazione viene raggiunto molto lentamente. Quindi una cosa di questo genere qua. Wow. Oppure il contrario, cioè salgo lentamente, molto 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 poco, ben bello in fondo, anche questo è molto lacerante come sensazione. Ok? Sono due tipi di bending che vengono usati magari un po' poco, ma che sono cruciali perché allargano in maniera enorme la possibilità delle sensazioni che tu sei in grado di comunicare e di condividere con chi ti sta ascoltando, e che è la cosa per cui noi suoniamo la chitarra fondamentalmente, no? Condividere un mondo emotivo e interiore, e quello per cui esiste la musica, no? E quindi avere più modi di realizzare il nostro bending ci mette in condizione di ottenere più possibilità espressive. Allora, è ovvio che poi il bending può essere di un semitono, di un tono e mezzo, può essere fatto su corde differenti, con dita differenti, in punti del manico differenti, e ognuna di queste soluzioni richiede un trattamento estremamente specifico, perché ti cambia, ok? E poi se hai chitarre diverse, magari con scala diversa, ti ricordi la lunghezza, la scala, 25 3 quarti, 25 e mezzo, 24 3 quarti o 25 come Paul Smith, cioè, ok? A seconda della scala, dell'intonazione, delle corde che stai montando, dell'action, è proprio una ragione diversa. Se sei abituato a intonare il bending con un certo, te lo aspetti e ti cambia. Quando cambi chitarra ti cambia, ok? Quindi devi ricalibrarti ogni volta da capo. Quindi applica tutte le cose che abbiamo detto con il bending da un semitono, da un tono e da un tono e mezzo, almeno. C'è anche quello da due toni, ma magari se sono le chitarre tipo strato oppure con un radius più ristretto può essere un po' complicato, tant'è vero che per esempio Gilmour, che è il campione dei bending estremi, e l'assolo di Another Brick in the Wall l'ha fatto su un Les Paul e non sulla sua strato, perché per arrivare a due toni e mezzo addirittura come fa lì aveva bisogno della tastiera più piatta, e quindi insomma il senso è: sperimenta almeno un semitono, un tono e mezzo con diverse dita su diverse corde in diversi punti della tastiera fino a raggiungere il pieno controllo, cioè non hai più bisogno di starci a pensare, lo fai e sei addirittura in grado di fare il pre-bend, cioè che è quella tecnica per cui tu tiri. Probabilmente ti arriva per il release di solito, no? Che vediamo la prossima volta, però insomma l'hai tirato su e automaticamente sai che sei andato a raggiungere l'intonazione che ti serve, ok? Senza doverla verificare durante la salita. Quindi mi raccomando, lavoraci intensissimamente perché è la cosa più bella che abbiamo a disposizione probabilmente sulla chitarra elettrica, chitarra in mano, è buona praxis.